Oggi parliamo di un uomo di umili origini che, grazie a un'idea brillante e al suo ingegno, salvò la nazione più potente del mondo da una figuraccia terrificante. A metà dell'Ottocento la Gran Bretagna era il paese più ricco e potente del mondo. Governava i 2/3 dei commerci mondiali, produceva la quasi totalità del cotone e la metà del carbone e del ferro di tutto il pianeta. Così, quando nel 1849 un funzionario pubblico inglese visitò l'esposizione di Parigi, beh, pensò che a Londra si sarebbe potuto fare qualcosa di simile, ma molto più grande e ambizioso. Nacque così l'idea di un'esposizione universale a Londra che andava organizzata in soli 16 mesi. Un'impresa titanica che fra i tantissimi impegni prevedeva anche la progettazione e la costruzione di un edificio enorme in grado di ospitare tutti i numerosi padiglioni. A 6 mesi dall'inizio dei lavori, quando la popolazione iniziava a mostrare insofferenza per un'impresa tanto costosa quanto impraticabile, erano stati già presentati 245 progetti, tutti molto brutti o addirittura irrealizzabili. I migliori ingegneri del regno erano in netta difficoltà. A salvare il paese più potente del mondo giunse un talentuoso giardiniere, tale Joseph Paxton. Paxton, nato da una famiglia molto povera, dimostrò sin da bambino di essere geniale. Quando ancora giovanissimo era già direttore di un giardino sperimentale botanico di Londra, ebbe modo di chiacchierare con il duca di Devonshire, uno degli uomini più ricchi del paese più ricco del mondo. E questi, ammaliato dal modo di fare di Paxton, decise immantinente di offrirgli la direzione di uno dei suoi prestigiosi giardini. Da qui in poi la parabola di Paxton fu a dir poco incredibile. Scrisse libri, fondò riviste, depositò brevetti, ripianò ingenti debiti e costruì giardini di rara bellezza che vinsero prestigiosi premi. Quando nel 1850 Paxton venne a sapere che era in progetto la realizzazione di un'esposizione universale e che nessun palazzo aveva ancora convinto la commissione, ebbe un'idea brillante e in sole 2 settimane presentò il suo progetto. Un progetto che infrangeva tutte le regole del concorso e che suscitò non poche polemiche. Ma come? Un giardiniere che progetta palazzi? Ma nonostante ciò, l'idea di Paxton apparve brillante e ingegnosa e in pochi giorni risultò vincitrice. Paxton voleva infatti costruire una gigantesca serra, proprio come quelle che erano nei giardini che lui dirigeva, solo molto più grande, luminosa, capace di ospitare migliaia di visitatori, i tanti padiglioni, ma anche le piante. L'edificio, che venne subito ribattezzato Crystal Palace, infatti, non aveva fondamenta, non richiedeva un mattone né della calce o del cemento, ma solo, si fa per dire, 293.000 gigantesche lastre di vetro, 33.000 travi di ferro e migliaia di metri quadri di listelli di legno per la pavimentazione. Paxton ebbe anche fortuna, perché nel 1838 era stata inventata la tecnica del vetro tirato, che semplificava non poco la costruzione di lastre di vetro così grandi e le rendeva anche economicamente più accessibili. Inoltre erano state annullate 2 imposte sul vetro, una sulla costruzione di finestre e l'altra sullo spessore del vetro, imposte che avrebbero di fatto impedito la costruzione di un edificio del genere. Così, in sole 35 settimane e con un costo relativamente contenuto di 80.000 sterline, il Crystal Palace divenne in un colpo solo l'edificio più grande e leggero del mondo, lungo 564 metri, largo 124 e alto 33, era capace di ospitare lungo un gigantesco viale di olmi 14.000 padiglioni e circa 100.000 oggetti provenienti da tutto il mondo. Così, per la prima volta nella storia dell'umanità, centinaia di migliaia di persone poterono camminare
in un luogo tanto leggero e luminoso da sembrare etereo, rendendo memorabile l'esposizione universale. Questa storia ci ricorda ancora una volta come le contaminazioni e la diversità siano oggi come ieri un punto di forza e di crescita, non di debolezza. In un mondo come il nostro, in cui si punta sempre di più alla specializzazione del sapere, non dobbiamo dimenticare che la nostra creatività si nutre di stimoli diversissimi e apparentemente slegati tra loro. Paxton e il suo palazzo ci ricordano come ogni attività umana, svolta con passione e rigore, sia fonte inesauribile di ispirazione e di ricchezza culturale.